Eccoci con Federico Tassinari, 12 punti se non sbaglio questa sera contro Zano, uno dei giocatori più in forma di Forlì. Forlì in striscia aperta, mantiene il primo posto. Allora Federico, facciamo un po' il punto su Forlì che inizia a vedere lo striscione finale, fine campionato, anche se gli appuntamenti importanti sono imminenti. Sì, ricordo la partita di oggi, è stata una partita dura. Siamo partiti, il Carretta era molto carico, ho cercato di fare il mio meglio, però in difesa, ma ho messo tre bombe. Lui è stato Frasso, forse mio, ha fatto benissimo, sta crescendo Frasso in difesa, che in attacco sta prendendo buoni tiri. E un po' tutti comunque, dai, per il nostro contributo, è stata una partita all'inizio un po' non facilissima, poi abbiamo preso il largo. Poi leggermente di più. Ed è sempre un mattoncino in più per aumentare la convinzione in noi, perché comunque possiamo far bene. Oltre che in attacco, anche in difesa, quando spingiamo, e tutti comunque possiamo dare il nostro contributo. La tua impressione su Forlì più in generale di fuori di questa partita? State veramente trovando la quadratura del cerchio che andate cercando da mesi? Sta sempre serena anche quando le cose sono un po' difficili, no? Perché comunque non è sempre detto che si vince di 20 come stasera. Quindi va la convinzione che possiamo essere in qualsiasi momento, anche quando che magari un po'... Diciamo, ci ricorda sapere che comunque abbiamo delle possibilità, delle riserve nascoste che possiamo tirare fuori. Quindi questo aumenta la nostra fiducia in noi ed è positivo, per come dicevamo prima, per il finale del campionato sarà imminente, quindi è un passo verso la fiducia, diciamo. Domenica Treviglio? Treviglio tosta. Tosta è una squadra comunque molto, molto solida, si è riportata con delle rosse. È un pivot di qualità, parla di uno che avrà sicuramente molta fame visto che giocava poco e poi ha un organico molto, molto valido, e non sarà sicuramente la Treviglio che abbiamo visto qua all'andata. Abbiamo sottomesso all'ennesima potenza e sarà una partita molto dura che dovremo iniziare a preparare fino a martedì lavorando solo tutti i giorni. Bocca al lupo. Ciao ragazzi.